In questo tempo di attesa, il mio essere è come se toccasse ogni angolo della terra, pur rimanendo nel mio bosco, ed è come se sentissi risuonare i mille nomi delle mie antenate che vivono in me. Ricordi? Io sono la strega dai mille nomi. Nelle ultime settimane nel bosco, vicino a casa, sono caduti molti ricci e ho già fatto scorta di molte castagne. Quando le preparo sul fuoco emanano un odore caldo e mi rischiarano la mente. Mi portano in un luogo di memoria di infanzia. E poi esistono storie di magie popolari in cui si racconta che la castagna protegga la casa da intrusi e malanni. Io ne ho sotterrata una fuori dalla porta di casa. Mi fido delle antiche storie. Le mie passeggiate nel bosco diventano sempre più corte ogni giorno che passa. Già nel primo pomeriggio il bosco si tinge di scuro e mi porta in un luogo profondo, dove incontro tutte le mie paure e le insicurezze che la vita mi ha fatto conoscere. In questo luogo profondo e oscuro, la dea mi guarda proprio negli occhi e mi chiede di essere forte. Gli spiriti sono lì, sempre, e li sento vicini. La mia casetta ormai è già tutta decorata. Quando arriva l'autunno adoro mettere foglie secche alle finestre, pigne e legnetti sopra il camino, o creare ghirlande per avvicinarmi al tempo di Samhain, con attenzione e consapevolezza. Un tempo in cui il cerchio si chiude e al suo interno rimane uno spazio profondo fino al solstizio d'inverno. Questo tempo porta giorni di meditazione e di riti con la dea oscura, che esige offerte di acqua e di erbe sacre legate all'altro mondo. Durante l'anno ho raccolto molte erbe, ma soprattutto ho trovato nella mia dispensa le bacche di cipresso. E ho avuto la fortuna anche di trovare degli alberi che producessero un po' di resina caduta in terra, per poterne prendere solo qualche goccia. E così, ora che il mio camino è sempre acceso, preparerò nel calderone dell'acqua con le gocce di resina di cipresso. Gettata nel fuoco, creerà dei vapori che saranno una barriera, e l'acqua preparata segnerà i confini del mio cerchio, il luogo in cui celebrerò Samhain. La donerò agli spiriti e all'antica dea, così come le bacche di cipresso ormai secche le getterò nel fuoco sacro per onorare l'altro mondo. Durante la notte di Samhain e delle notti di luna oscura mi dedicherò alla divinazione con l'acqua. Gli spiriti sono vicini e si fanno sentire più chiaramente. Potrò avere risposte e aiuto da loro per affrontare quello che la nebbia di questi boschi autunnali nasconde. Farò emergere le mie paure dalle acque, le farò sorgere dalla nebbia e poi, semplicemente, con un soffio, le spazzerò via. Sono una strega e posso affrontare qualunque cosa. Questo tempo per me è fatto di celebrazioni della vita che sempre prosegue il suo ciclo. Celebrerò la terra, me stessa, i mille nomi che dimorano in me. Sotto la tenue luce del plenilunio nebbioso esprimerò pace e memoria dei miei antenati, delle mie guide, e ringrazierò il mio percorso che mi ha resa la strega dei mille nomi.